Let us listen to the voice of the young. In them, we listen to the voice of the Lord. Let us always keep the door open so that when the young people wish and need it, they can enter and find themselves at home without office hours. By talking and listening, people meet. Let's give them the opportunity to share histories, to dive into their lives, to communicate from joy and pain, from words and looks. Only this way, when we are with them, will we be the good news. Un problema que encuentro en mi vida adulta es el de lidiar con las expectativas que yo misma pongo para mi vida. ¿Qué es lo que tengo que lograr y cuánto tiempo tengo para hacerlo? Muchas veces siento que estoy en una carrera contra el reloj, en la que se me acaba el tiempo para encontrar mi misión en la vida, por más de que no esté segura de qué signifique eso. I, as a young person of today, who currently lives in the time wherein I feel like everything is in a rush, as if I need to accomplish everything as soon as possible, I expect so much from myself. I look at success as if it's a requirement that I need to accomplish all the time. I hate disappointing anyone. And because of that, I now deal with greater number of fears and anxieties along the way. And you know what? The pressure and all these negative emotions are what drives the unending war that I battle with every single night. The thought of wanting to pull the trigger every time things would seem to be unbearable and hard is always there. Au plus profond de moi, j'ai un problème qui me dérange. Dans l'environnement où je vis, il y a trop d'injustice, il y a trop de différences, il y a trop d'inégalités sociales et ça me révolte. Quand je me promène dans mon quartier, ça m'arrive à comparer ma vie à celle des autres. Je me rends compte de situations embarrassantes. Il y a des personnes qui manquent même les minimums pour vivre, qui couchent sur la dure, qui mangent maigre et qui ne sont pas scolarisées. Mais il y a plein d'autres qui vivent dans l'abondance et jettent l'argent par la fenêtre. Et ça me révolte. Soy una persona muy feliz y que vive rodeada de mucho amor, pero también en ocasiones tiendo a exigir demasiado de mí mismo y esto puede llegar a hacerme sentir defraudado de mí mismo. También me da miedo perder a las personas que quiero y por eso me esfuerzo y lucho día a día por ser luz en sus vidas y por ser signo de amor. Y esto mismo quiero hacer para los jóvenes más necesitados, que encuentren en mí, como yo encontré en los salesianos, una segunda familia. A causa delle misure anticontagio, siamo costretti di seguire le video lezioni online a casa. Però di trascondere tante le ore davanti al computer spesso ci fa i problemi salute e anche gli esami vengono fatti online e temo i problemi tecnici. Mi mancano anche il movimento e il rumore nelle aule e nei corridoi, i dialoghi e dibattiti con i miei professori e amici. Non vedo l'ora di andare e di ascoltare di nuovo le lezioni all'università. Da circa un mese e mezzo lavoro in un reparto Covid e quando mi hanno chiesto di girare questo video, con le mie ansie e preoccupazioni, ecco, è stato un po'... ho subito pensato, ne ho tante. Però mi sono resa conto che, pensandoci, che non sono legate al prendere la malattia, anche perché l'ho già presa e lavorando appunto in un reparto dove i pazienti sono positivi. Sono più legate al fatto che sono chiamata ad essere gioia e speranza in un posto dove le persone soffrono, ecco. Ritengo che questa sia una grande grazia, stare vicino a chi nel dolore lo è sempre, ecco, probabilmente. Però la preoccupazione è tanta perché vedo che queste persone sono sole. Questa malattia è brutta,
perché ti fa soffrire da solo, nessuno può esserti prossimo. E come medico sto proprio cercando di, invece di essere carezza, di essere abbraccio, di essere mano sulla spalla di chi sta soffrendo solo. Proprio ieri abbiamo riavvicinato un marito e una moglie che non si vedevano dopo un mese di malattia. E questo mi ha commossa e mi sono resa proprio conto che il Covid è quotidianità. Non è un periodo straordinario, non è un extraordinario, è proprio diventato la nostra normalità. Non dobbiamo aspettare il dopo per iniziare a fare qualcosa, per iniziare di nuovo a voler bene. Voler bene in una forma diversa probabilmente, perché siamo distanti ed è vero, però non deve mai mancare una mano sulla spalla, non deve mai mancare una telefonata a chi si sa essere malato o isolato. Mi sono resa conto che davvero quello che più mi spaventa, quello che più mi fa ansia, è l'idea che ci sia qualcuno che ha paura dell'altro, che qualcuno di noi che ci prendiamo cura anche dei giovani, ma non solo, ma anche di chi ci sta vicino, abbia davvero paura dell'altro e per questo non si renda prossimo. I, as a young person of today, who currently lives in the time wherein I feel like everything is in a rush, as if I need to accomplish everything as soon as possible. ¿Qué es lo que tengo que lograr? ¿Y cuánto tiempo tengo para hacerlo? Muchas veces siento que estoy en una carrera contra el reloj. Il y a trop d'injustice, il y a trop de différences, il y a trop d'inégalités sociales et ça me révolte. También me da miedo perder a las personas que quiero. Mi mancano anche il movimento e il rumore nelle aule e i corridoi. Questa malattia è brutta perché ti fa soffrire da solo. Pero algo en lo que sí estoy muy segura es de que mis ideales y los valores que yo tengo en mi vida no son negociables. También de que mi vida dentro de la iglesia y mi vida en la sociedad no tienen por qué ser diferentes. Algo en lo que me ayudó mucho el movimiento es a entender esto. Y también creo que el ser parte de un grupo de jóvenes que sigue una misma coherencia de vida que yo, me ayudó a no sentirme sola y a sentir que este modo de vivir es factible para mi vida y también para la vida de muchos jóvenes de hoy. Así que muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por la entrega y les deseo éxitos en este encuentro de espiritualidad salesiana. But at the end of the day, in that never-ending fight, is a light that will cast and conquer the darkness. As if there's a sudden embrace who will bring love, comfort, and assurance in this world full of uncertainty. I got your back, and I'm always, always gonna be here for you. One day more, my child, one day more. And those words are what keeps playing inside my head every time I would fall. What an amazing God we have. He never gets tired, never gives up on me, on us. And because of that, I continue to wake up every single morning with the eagerness to see the sunshine again, reminding me that my dreams are my mission in this world, and I am up to fulfilling those. Through God, with God, and because of God, always and forever. Alors je fais un rêve d'un monde où nous pouvons nous sentir frères et sœurs, sans rancune, sans tribalisme, sans distinction, sans nous indexer les uns les autres. Un monde où coule le lait et le miel, un monde plus beau et un monde meilleur. Et je m'engage à toujours servir les autres et être attentif aux autres. Mi esperanza es que todos los jóvenes del mundo tengan alguien que en ellos deje huella, que en ellos sea signo de amor. También sueño con tener una familia e inculcar en ellos el amor y los valores salesianos. Este es mi sueño. Trovo che è importante di restare responsabilmente, di evitare un nuovo lockdown e di salvare l'economia dello Stato. Però non dimentichiamo di restare umani, sociali,
solidari come Don Bosco nell'aspetto di fiducia. E allora abbiamo celebrato Natale questo anno con le nostre famiglie, ma abbiamo della speranza che prossimo Natale celebriamo con le nostre famiglie e i nostri amici, ma senza restrizioni. E per me, come ministrante, sarà una gioia grande di vedere la Chiesa di nuovo affollata dei fedeli, specialmente dei fedeli giovani in questa comunione. Vedo però veramente anche una grande speranza, ecco. Io mi sono resa conto nella mia esperienza che il Signore ci fa vivere cose straordinarie. Io, che appunto cresciuta con i Salesiani, mi sento di essere per i giovani, sono stata mandata in un reparto dove le persone ricoverate sono anziane e mi rendo conto che sto imparando di nuovo a voler bene a qualcuno che non è la fascia di età che sento essere quella che il Signore mi affida, ma in questo momento me ne sta affidando un'altra. Credo quindi che veramente noi possiamo essere speranza, noi possiamo essere angeli per queste persone, per tutte le persone che ci sono affidate, qualunque esse siano, nel periodo che magari viviamo anche di grande fatica e solitudine noi stessi, perché chi è solo diventa sempre più solo. Ho pensato molto a quello che dice Don Bosco, degli esercizi della buona morte, può sembrare un po' strano, magari messo nella parte anche delle speranze e dei sogni, ma è proprio così, il Signore ci sta dando l'occasione di pensare tanto a chi muore, ai nostri cari, ma anche a noi stessi, perché viviamo comunque nella paura. E mi rendo conto che questo non si può distaccare e discostare dal pensiero del paradiso. Noi non dobbiamo smettere di essere dove il Signore ci mette oggi. Covid-19 è l'esperienza dove il Signore ci sta facendo lavorare ora e deve essere un pezzo di paradiso per chi ci sta accanto. As a young girl, I went through hard times, even at the point of losing hope and God. But God is present in my everyday life. I feel supported in the struggle of everyday living and healed my negative emotions. Now I feel bold, confident, and strong in taking decisions in my life. God is present and guiding me through the way. Never lose hope and trust in God. Faith makes life a prayer with all its blessings. Al no sentirme sola y a sentir que este modo de vivir es factible para mi vida. As if there's a sudden embrace who will bring love, comfort and assurance in this world full of uncertainty. Alors je fais un rêve d'un monde où nous pouvons nous sentir frères et sœurs. Mi esperanza es que todos los jóvenes del mundo tengan alguien que en ellos deje huella. Me abbiamo dalla speranza che prossimo Natale celebriamo con le nostre famiglie e i nostri amici. Credo quindi che veramente noi possiamo essere speranza, noi possiamo essere angeli per queste persone. Now I feel bold, confident and strong in taking decisions in my life. As members of Salesian family, what is our response to the voice of these young people who represent millions of others? Guide us. Do not forget us. They continue to cry, shout, and insist. Let us give them time and not just space. Let us build relationships and not provide services. Let us offer brotherliness and not structures. Let us be friends and not be organizers of activities. God continues to speak to us through the young.